Il massaggio ayurvedico è sempre stato apprezzato in India e la gente veniva incoraggiata ad adottarlo come pratica di vita. Nato su basi empiriche, successivamente venne codificato nei testi base della medicina ayurvedica, il Karaka Samhita, 8 secolo avanti Cristo, e il Sushutra Samhita, 6 secolo avanti Cristo. Dal Karaka Samhita. Se una persona pratica regolarmente il massaggio, il suo corpo non risente di ingiurie o del lavoro più duro, la sua struttura fisica diviene forte, flessibile ed attraente. Mediante questa pratica il processo di invecchiamento è rallentato. Il massaggio ayurvedico è l'applicazione pratica e manuale degli insegnamenti dell'Ayurveda. Il corso di massaggio ayurvedico della scuola EFOA, di cui è insegnante Daniela Pandozzi, ti insegna a conoscere te stesso, ad ascoltare il linguaggio del corpo attraverso il tocco delle mani, alle quali possiamo insegnare a assaggiare gli squilibri, le somatizzazioni, i blocchi sia fisici che energetici, ad infondere calore, sicurezza, regolarità, ritmo, armonia, benessere, a massaggiare con arte, la perfezione tecnica delle manovre si unisce alla qualità, a scegliere e combinare le manovre, personalizzandole in base alle caratteristiche del soggetto trattato, a stimolare infine nella persona la conoscenza intima di sé, la renderai partecipe dei cambiamenti che sta attuando. E sono proprio arrivare a conoscere il modo di creare un buon massaggio osservando la persona, soprattutto che dobbiamo massaggiare da punti di vista diversi. Quindi proprio l'approccio è a seconda di quello che devo ottenere, a seconda di come vedo le cose in quel momento, perché servono fatte in un certo modo, creo una procedura di massaggio diversa. E quindi ogni anno osserviamo proprio il massaggio o andando per esempio a suscitare le sensazioni, e cosa molto importante è andare a conoscere, a suscitare le persone, le sensazioni nell'altra persona, quella che riceve il massaggio, oppure andando a cercare di calmarle i pensieri, oppure andare proprio a creare quello che in Ayurveda è chiamato ojas, quindi la forza, nemmeno il vigore, possiamo tradurlo come vigore, e anche e soprattutto a livello anche corporeo, fisico, diciamo, per usare un termine occidentale, e nel corpo dell'altra persona. Cioè, se la vediamo debole, che il corpo non è robusto, andiamo a stimolare il vigore. Visita il sito ufficiale EFOA www.efoa.it oppure chiama la sede centrale EFOA di Roma al numero 06 86 32 6446.